Siano lodati Gesù e Maria. Allora, in quest'ultima omelia di questa 19ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, dopo aver approfondito nelle precedenti alcuni dei tantissimi aspetti che purtroppo non si possono neanche toccare tutti di questa ricchissima liturgia domenicale, con voi vorrei un pochino meditare sulla seconda parte del Vangelo. Molto bello, ma anche molto serio e a tratti un po' drammatico, insomma. Io sto pensando anche se condividere con voi tante esperienze di vita vissuta che drammaticamente purtroppo confermano alcune parole che Gesù ci ha detto nel Vangelo. Qual è il contesto? Il Vangelo comincia riprendendo il discorso della settimana scorsa. Gesù di nuovo esorta a stare distaccati dai beni terreni perché questi finiscono e invece se li investiamo in investimenti celesti, quindi dandoli in beneficenza, li ritroveremo dall'altra parte. Questo l'abbiamo già visto la domenica scorsa. E poi comincia questo grande discorso parabolico che si basa su questo discorso. C'è un padrone di casa, c'è una casa che è casa sua e la lascia in amministrazione a questi servi. Il padrone di casa tornerà e raccomanda: state pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese, pronti, perché quando arriva il padrone che torna dalle nozze, appena suona li aprite e siete pronti ad accoglierli. E poi spiega: attenzione, perché il padrone ci ha detto che tornerà, ma non ci ha detto quando tornerà. E come ci trova quando torna? Stiamo al nostro lavoro o stiamo mangiando, bevendo, ubriacandoci, addirittura percuotendo i servi che il padrone ogni tanto ci manda per ricordarci che la casa va custodita bene? E conclude con alcuni monici. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non l'ha fatta, riceverà molte percosse. Quello invece che non la conosceva e qui comunque non l'ha fatta, ne riceverà poche. E poi rincara: a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, e a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Questa è parola del Signore, il Vangelo è molto serio, capite? Quindi, quali verità di fede ci pone dinanzi il nostro Signore? Allora, chi è il padrone? È facile, no? Il padrone è facile. Quando noi diciamo Signore, noi chiamiamo Gesù il Signore, non ho detto parola del Signore. Signore in latino è Dominus. Dominus, per chi ha studiato il latino, significa proprio padrone, cioè i latini con la proprietà, il dominio guiritario, è il padrone assoluto, quindi comanda lui. Voi sapete che Padre Pio, tra il serio e il faceto, quando parlava del Signore lo chiamava il padrone, cioè il Signore vede che ha deciso il padrone. Non in senso negativo, perché noi il termine padrone ci va un pochino in senso buono, nel senso che è lui il creatore, comanda lui, d'accordo? E qual è questa bella casa che ci ha affidato in gestione? Qual è? È la nostra anima, è una bella casa. Il nostro Signore, altro che i super architetti, il nostro Signore fa case che le più belle case del pianeta Terra, adesso come state, le belle ville al mare, beato chi ci può andare, in Sardegna, in Costa Smeralda, buon divertimento chi se ne può permettere. Queste fanno ridere in confronto alla bellezza della nostra anima. Le nostre anime sono tutte bellissime. E i servi chi siamo? I servi siamo noi stessi, custodi della nostra anima, che con le nostre libere scelte possiamo amministrare, curare questa casa, renderla sempre più bella, quindi accogliente, degna del padrone, oppure possiamo farne, ahimè, luogo di bagordi, mangiare, bere e ubriacarsi. Ecco, questa casa noi pensiamo che è la nostra, perché la vita è la mia e decido io. È affidata alla nostra amministrazione, ma non è la nostra. Tu che mi stai ascoltando e io che sto parlando, mica mi appartengo, io non sono nato da solo, non sono venuto da solo sul pianeta Terra. Dopo questa santa messa faremo un bel battesimo alla piccolissima e giovanissima
Alice Teresa, Alice Maria Teresa, ecco, che nata e venuta sul pianeta Terra, la facciamo subito figlia di Dio. Ma l'anima di Alice, che oggi liberiamo subito e in fretta dal peccato originale, che prima viene tolto e meglio è, l'ha fatta nostro Signore, non se l'è mica fatta da solo. Papà e mamma, che Dio li benedica, sono aperti alla vita e quindi accolgono la vita che il Signore gli manda. Capite? Ma la vita, dietro la vita, ecco perché la Chiesa sempre difende la vita, la comanda, l'apertura alla vita, tutte queste cose, perché dietro la vita c'è sempre un atto creativo del Signore. L'anima di Alice non era sua, capite? Gli è stata affidata. Il Signore tornerà quando? E qui vi posso raccontare un po' di esperienze di vita vissute, solo che sono un po' drammatiche, però ogni tanto bisogna pensare. Quando io avevo 7-8 anni, un mio caro parente strettissimo, lo zio carnale, esce di casa un pomeriggio, aveva l'età che ho io oggi, infarto, e la sera torna mio padre a casa, è morto. Uffè. Chi mi conosce bene sa che anche dietro la mia vocazione c'è un'esperienza divinamente drammatica, bellissima ma drammatica, della santa morte di mio caro amico, per cui l'ora del ritorno del Signore è suonata il giorno del suo 23esimo compleanno. Quindi, presto, buon'anima di un mio parente strettissimo, un paio d'anni fa, 60 anni, una notte è andato a dormire e si è sentito male, la mattina non si è svegliato. Un mio caro amico, compagno di seminario, a Roma, colpito dalla SLA, 2 anni fa è partito, giovanissimo, cioè l'età mia, 2 anni fa aveva 45 anni, 46 anni. Un altro mio amico seminarista, giapponese, è andato a farsi un bagno al fiume e non è tornato più. E proprio nei giorni scorsi sono stato all'esequio di una persona significativa e importante della mia esistenza, che lei è stata colpita dalla SLA, giovanissima, cioè da me, coetanea. Ecco, quindi quando torna nostro Signore noi non lo sappiamo, ma quello che dobbiamo sapere e su cui dobbiamo interrogarci è: io che gli racconto a nostro Signore quando torna? Se tornasse oggi, non fate gesti apotropaici, perché tanto se non deve tornare, non torna oggi. Quindi sia che si tocca ferro o qualche altra cosa, sia che non si tocca, questo non cambia nulla nella vita. D'accordo? Sono solo sciocchezze. Ma io me lo devo chiedere. Se nostro Signore oggi dice, Leonardo, via, fine della vita terrena, io che gli racconto? Che ho fatto? Che ho combinato? Come la trova la mia anima oggi? Come sta messa? Che ho combinato? È un po' più bella la mia anima rispetto a quella che c'avevo? Sto crescendo un po', sto santificandomi un po', oppure no? Ancora, quello che ci chiederà nostro Signore è proporzionale a quello che ci ha dato. Dicevo già ieri sera, noi già che siamo cattolici battezzati, il regalo che oggi facciamo a Alice è la cosa più grande che possa succedere. Perché tanti nostri poveri fratelli e sorelle, io non so come fanno a campare, perché ma in senso buono mi dispiace, non andranno mai a messa, non faranno mai la comunione, non riceveranno mai il perdono dei peccati dalla mano di un sacerdote, semplicemente perché non conoscono Gesù, non conoscono la necessità della Chiesa per la salvezza, e non hanno nessuna colpa, perché uno, scusate, che è nato in Giappone e che quindi è, che ne so, è shintoista, la Chiesa c'è in Giappone ma è una piccola realtà, non ci ha avuto la grazia di conoscere nostro Signore. Noi sì, se diciamo le preghiere del mattino e della sera, dicevo pure ieri, noi ringraziamo ogni giorno il Signore di averci creati, fatti cristiani e conservati in questo. Già questo è aver avuto molto, perché noi abbiamo i sacramenti, noi possiamo vivere in grazia, io posso ricevere Dio nel cuore, capite, quando faccio la comunione. E questa è tanta roba. Quindi è chiaro che a un cattolico, quando andiamo dall'altra parte, il nostro Signore non gli chiederà soltanto, come qualcuno pensa, se non ha ammazzato e se non ha rubato, perché questo lo chiede a tutti gli esseri umani, lo chiede pure al pigmeo, capite? Perché il pigmeo, che poverino, ha una cultura molto molto piccola, se prende un coltello e lo pianta dentro il cuore di un suo simile, lo capisce che gli sta facendo male, capite? Quindi anche lui capisce che non bisogna uccidere,
E quando nostro Signore vedrà il pigmeo, gli dirà: hai ucciso qualcuno. Il fatto di non aver ucciso nessuno perché capiva che era male sarà merito del pigmeo. Ma noi ci chiederà qualcosa di più nostro Signore, che non se ne abbia ammazzato qualcuno, capite? E poi a chi fu affidato molto, a chi c'ha delle responsabilità, e qui i poveri preti, ma anche i poveri genitori, perché i genitori pure hanno delle responsabilità, perché oltre che l'anima propria, a quelli devono rispondere dell'anima del figlio e della figlia, perché è vero che un figlio e una figlia, mano a mano che crescono, poi diventano liberi e responsabili, e se cominciano a svalvolare, i poveri genitori, quando i figli diventano grandi, se possono soltanto far venire i calli sotto le ginocchia e cominciare a pregare un sacco di rosari, perché i figli non li ascoltano più. Però è anche vero che l'educazione di un figlio è operazione, come dire, certosina, che va avanti istante per istante, secondo per secondo, giorno per giorno, gesto per gesto. Ma non voglio mettere un genitore non si può, due genitori non si possono permettere di urlarsi a vicenda se hanno un figlio piccolo davanti. Non lo possono fare, perché già non dovrebbero farlo di per sé, perché non ci si urla a vicenda e ci si rispetta. Ma un bambino che sente i genitori urlarsi se lo porta dietro per tutta la vita. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa, capite? Il Vangelo di oggi, sta attento, nostro Signore non vuole metterci paura, ma vuole semplicemente farci vivere da persone responsabili. A chi molto fu dato, molto sarà chiesto, e a chi fu affidato molto sarà richiesto ancora di più. A un prete è affidata la cura di una parrocchia, poi se è un prete che i confini della parrocchia sono ancora di più. A un vescovo della diocesi, a quel povero papa, ha tutta la chiesa, capite? Perché tutto quello che quello fa, pensa, dice, scrive, e dei suoi effetti ne risponde davanti a Dio, capite? Più si va in alto e più le responsabilità aumentano. Ripeto, nostro Signore non vuole metterci paura, ma vuole anche non farci essere sciocchi, capite? Perché nella nostra azione c'hanno delle conseguenze qui e dopo, e noi dobbiamo imparare, se ci crediamo, ma il problema è la fede è uno dei grandi temi, perché tu ci credi a queste cose qui? Punto interrogativo. Sei consapevole, perché il nostro Signore vuole darti questo input oggi. Capisci che la vita ti è stata affidata in dono e che ne devi rendere conto? Concludo. Io vi suggerisco, quando muore qualcuno, ci sono tante frasi che si scrivono nelle epigrafi, vi permetto di dire la mia, il mio piccolo consiglio, quello che ho fatto scrivere personalmente anche sulle epigrafi di mio padre e di mia madre. Non è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, che è una cosa importante, ma non troppo. Ma anche volata al cielo, insomma, perché volato al cielo, figlioli miei cari, martiri volano al cielo, insomma. No, poi, certamente, qualcuno, la Chiesa, fa il processo di canonizzazione, ma ci vogliono 30 anni prima di dire che qualcuno è santo. Quindi, prima di dire che qualcuno è volato al cielo, stiamo tranquilli, insomma, perché non è un giudizio che spetta a noi, ma spetta a Domine Dio e a Santa Madre Chiesa. Quindi, ecco, generalmente non si vola al cielo, si passa per delle fasi di purificazione. Ma la cosa migliore da scrivere, sapete qual è? Ha reso l'anima a Dio, quella casa stupenda che il Signore ti ha dato, tu gliela riporti e il nostro Signore dice: come sta messa sta casa? Punto interrogativo. Questo succede con la morte. E come sta messa questa casa dipende da come viviamo le nostre giornate terrene. Sempre senza farsi venire l'ansia e senza mettersi paura, noi ogni giorno scriviamo delle cose. La grande canzone di Desan, ogni mattina è una pagina bianca, noi scriviamo, e attenzione che le pagine della vita, una volta che sono scritte, ieri non ritorna, quello che ho fatto ieri l'ho fatto e sta depositato, non si può cambiare. Oggi dipende da quello che faccio oggi, così domani e dopodomani. Ecco, il Vangelo di oggi cerca di farci prendere con responsabilità le cose grosse e serie della vita. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a farlo e a orientarci verso il bene, perché la nostra vita possa essere una grande vita qui e una vita ancora più grande dopo, quando riceveremo la ricompensa delle nostre azioni, se ripresentiamo al nostro Signore una bellissima casa arricchita di tutte le particolarità che la nostra operosità gli ha donato durante la nostra vita terrena. Siamo lodati Gesù e Maria.